Yo, it's David Corey and Mono Block. Let's kick it to the world. Fuma like that. Salut à tous, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, on est avec le cycliste italien Christian Sbaragli. Alors, je vais le laisser se présenter. Sono Christian Sbaragli e corro come professionista dal 2013 con il team Dimension Data for Quebec. Alors, Dimension Data, c'est une équipe UCI World Team. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? È un'opportunità molto importante perché possiamo partecipare a tutte le gare più importanti al mondo. E anche ai tre grandi giri, quindi è una cosa molto positiva. Tu hai gagné une étape au Vuelta en 2015, penses-tu vers Paris en 2016? Sì, è un obiettivo anche quello, l'obiettivo principale è quello del Giro d'Italia, fare un ottimo giro con la squadra e poi parteciperò anche alla Vuelta e sperando di fare ottimi risultati. Alors sinon, est-ce que tu vas participer au Giro? Farò il Giro d'Italia. Quels sont les objectifs de l'équipe Dimension Data? Gli obiettivi di Dimension Data sono di fare ottimi risultati e avere visibilità per trasmettere il messaggio di Cubeca, che è un'associazione no profit per distribuire bici ai bambini in Sudafrica e in Africa in generale. Dimension Data è la seule équipe africaine majeure, allora pensi che cela può aider le cyclisme a croître en Afrique? Sì, sicuramente aiuterà il ciclismo africano a crescere. Abbiamo anche una squadra Continental dove far crescere i giovani talenti sudafricani ed africani. E la dernière question de l'interview, quels sont tes autres sports préférés? Mi piace guardare la MotoGP e la Formula 1 e gli sport in genere. Et c'est la fin de cette interview. Il était un peu court car c'est mon première interview en italien. Je remercie Christian pour sa participation. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel interview. Salut tout le monde. Yeah.